La sua pagina Instagram è un delirio contro il sistema e contro le forze dell'ordine. E sarebbe questa la motivazione del folle gesto di spargere polvere d'intonaco rossa per imbrattare la Scala dei Turchi. Ma sono bastati 3 giorni e l'uomo e il suo accompagnatore sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della compagnia di Agrigento alla Procura della Repubblica. Ad incastrarli la videosorveglianza e soprattutto i precedenti di Domenico 40, 45 anni favarese, già autore di atti vandalici nella riserva di Punta Bianca, ma anche su arredo urbano ad Agrigento e San Leone. I carabinieri, dopo una perquisizione nella sua casa di Favara, hanno anche sequestrato materiale che lo incastrerebbe. Con lui è stata denunciata un'altra persona, che avrebbe però un ruolo marginale di mero accompagnatore, anche se sono in corso accertamenti approfonditi pure su di lui per capire esattamente quale sia stato il suo ruolo. Domenico 40 è pluripregiudicato, con diversi precedenti giudiziari e di polizia, alcuni anche piuttosto gravi come quelli del 2001, quando dopo una conversione all'Islam in carcere aveva messo a segno un attentato nella metropolitana di Milano e aveva anche cercato di danneggiare il Tempio della Concordia, facendo esplodere una bombola del gas e lasciando una delirante rivendicazione legata alla ritorsione americana in Afghanistan dopo l'attentato alle Torri Gemelle. 40 è un uomo già sottoposto a misura di prevenzione ed ha anche il divieto di avvicinamento ad Agrigento disposto dalla questura. Secondo la procura, all'origine del gesto ci sarebbe un atteggiamento di generica e vaga contestazione nei confronti del sistema e delle forze dell'ordine.